Oggi Convegno Nazionale del Legno, le imprese si riuniscono per discutere di problematiche, ma soprattutto del futuro. Lei nel suo intervento ha parlato di innovazione, cioè innovare per crescere, soprattutto con un'innovazione di rottura. Esatto, questa è una sorta di paradosso, perché si tende a confondere l'invenzione con l'innovazione. Noi italiani siamo primi al mondo in termini relativi nella capacità di inventare, ma non siamo altrettanto bravi nella capacità di innovare. Perché? Perché nel momento in cui qualcuno inventa qualcosa, quale che essa sia, occorre avere la capacità di trasformarla in un'attività conveniente. Ecco perché la funzione strategica dell'imprenditore. L'imprenditore è quel tipo che prende l'invenzione dal laboratorio o dal dipartimento tal dei tali e la trasforma in una innovazione. Quello che manca in Italia negli ultimi da 20 anni a questa parte è appunto una capacità di innovazione che sia adeguata alla nostra capacità di invenzione. Il risultato è che noi mandiamo all'estero i nostri migliori cervelli, i quali non fanno altro che arricchire le imprese degli altri paesi e impoverire. Allora, quello che io propongo è di porsi due domande. Perché in Italia da 20 anni a questa parte è calato il tasso di innovatività e non di inventività? Secondo, che fare per ritornare ai tempi d'oro? Penso al dopoguerra, quando la nostra classe imprenditoriale era straordinariamente capace di tradurre le invenzioni in innovazioni. Ecco, rispondere a queste due domande è oggi, secondo me, l'esercizio prioritario, perché la classe imprenditoriale italiana io la vedo un po' avvilita. Io parlo ovviamente in generale, e non è accettabile, perché l'imprenditore è un animale che per natura sua non si accontenta mai del risultato raggiunto, ma vuole andare oltre, una sorta di Icaro, come ci racconta la mitologia. Allora, alla base di questa difficoltà c'è una precondizione, che la classe politica deve modificare la propria strategia di intervento. Non si può andare avanti con interventi tampone che aggiustano questo o quell'altro. Bisogna capire che ciò che impedisce l'innovatività è la cultura della rendita, che sta letteralmente dissanguando il nostro paese, perché toglie la voglia di lavorare, confonde le idee tra produzione di ricchezza e distribuzione della stessa, ma soprattutto non motiva l'imprenditore a fare quello che è la sua, direi, missione storica e fondamentale.